Una tragedia immane che apre un vuoto enorme. 5 vite spezzate in un attimo su una strada, la Bifernina, spesso teatro di gravi incidenti, ma il frontale, avvenuto oggi, intorno alle 13:15, in territorio di Montagano, ha comportato una vera strage. Le vittime sono 2 uomini e una donna che erano a bordo della Citroën finita sul guardrail. Pasquale Paoletti, 72 anni, nato a Poggio Sannita ma da sempre residente a Campobasso, e i coniugi di Ferrazzano, Angelo Testa, di 71 anni, e Natalia Fanelli, 65enne, originaria di Riccia. A perdere la vita anche la coppia di Ripa Bottoni che viaggiava sulla Panda, Giuseppe Piedimonte, di 80 anni, e Anna Patota, di 76. In un primo momento si era sperato per Natalia, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, al Cardarelli, ma non ce l'ha fatta nemmeno lei. Uno scontro le cui cause sono al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto con vigili del fuoco, carabinieri, 118. Il via vai di ambulanze è partito subito quando alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. I pompieri, giunti prontamente, hanno spento l'incendio che si era innescato da una delle 2 vetture. Inquietante lo scenario che si è presentato di fronte agli operatori. La Panda rossa al centro della carreggiata, la C3 arrampicata sul margine, e subito si è dovuto prendere atto che 4 persone erano morte sul colpo. L'impatto è avvenuto lungo un rettilineo e ora, attraverso l'esito degli accertamenti, bisognerà capire cos'è accaduto, se uno dei conducenti abbia perso il controllo per un malore, se qualcuno abbia sbandato per l'asfalto viscido a causa della pioggia, se una o entrambe le auto circolassero a una velocità oltre il limite consentito. Elementi che andranno messi insieme dalla Polstrada. Intanto ci sono delle famiglie e delle comunità che piangono i loro cari. Il traffico sull'arteria che collega il capoluogo al Basso Molise ha subito pesanti rallentamenti. Polizia e carabinieri si sono occupati di deviare le auto su strade alternative. Gli accertamenti tecnici hanno richiesto diverso tempo e sono stati supervisionati costantemente dal dirigente della Polstrada, Marco Graziano. Sul posto anche il comandante del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Campobasso, il tenente Giorgio Felici, che ha coordinato la sinergia tra le forze dell'ordine. Una tragedia che ha scosso il Molise e che ancora una volta evidenzia lo stato di poca sicurezza delle strade della regione.